Maria, non mi abbandonare, Maria. Maria, ti prego. Che succede? Sto male. Paura, ansia. Sì, tanta. E ho tanto. Siediti, non stare in piedi. Non mi abbandonare, ti prego. Prova ad aiutare. Certo. Siediti. Maria, te lo dico di me. Sì, giuro che provo ad aiutarti. La situazione è così da tanti anni, no? Quindi oggi può solo migliorare, al limite rimane uguale, non è che può peggiorare, no? Giusto? Sì. Maria. Ti giuro che provo ad aiutarti. Stammi vicino. Grazie. Lei è la mamma di due figli. Il più grande si chiama Damiano e il più piccolo si chiama Andrea. Ormai sono tanti anni che i suoi figli si rifiutano di parlare con lei, di vederla, e l'hanno bloccata su tutti i social. Le poche volte che lei è riuscita a parlarci, i figli l'hanno accusata di averli abbandonati, di vivere con un uomo più giovane di lei, un uomo dal passato burrascoso e quindi chiacchierato in paese. Lei mi ha detto: io non ho mai abbandonato i miei figli, mi sono semplicemente innamorato di un uomo diverso dal padre dei miei figli. Ma non c'è stato mai un attimo nella vita mia che mi sono dimenticata di essere madre. Lei conosce il padre dei suoi figli quando è giovanissima. Era un amico di suo fratello che le faceva la corte. Lei mi ha detto: non ero innamorata di lui, rimane il fatto che rimango incinta. Da lì a breve mi sposo, prima nasce Damiano e poi nasce Andrea. 23 anni di matrimonio, 23 anni di matrimonio in cui lei mi ha detto: non ho mai smesso di fare la mamma da quando sono nati i miei figli. Non c'è stato un secondo, un minuto, un attimo in cui ho staccato gli occhi dai miei figli, in cui non li ho accompagnati nella loro crescita. In 23 anni di matrimonio, per mio marito sicuramente rispetto, rispetto per lui come lavoratore, rispetto per lui come padre, rispetto per lui come marito. Parlo di rispetto e non di amore, perché se sono riuscita a rimanere sposata per 23 anni è stato unicamente e soprattutto per i miei figli. Siamo nel 2010, quando lei conosce il suo attuale compagno. È un ragazzo particolare, un ragazzo che sta cercando di mettere la testa a posto, non ha avuto una vita facile. In quella circostanza anche suo figlio maggiore lo conosce. Lei inizia ad affezionarsi a questo ragazzo, ha un atteggiamento protettivo, cerca di instradarlo su una nuova vita. E lei e questo ragazzo iniziano a parlarsi, lui ad affezionarsi a lei, e a scriverle e a cercarla passo dopo passo per dirle tutto quello che faceva. Lei, quando riceveva il messaggio, quando lui andava a parlare, era contenta. A un certo punto racconta a sua sorella di questo rapporto con questo ragazzo. Anche sua sorella lo conosceva. La sorella, quando vede i messaggi tra lei e questo ragazzo, dice a lei: stai attenta perché rischi di sfasciare la famiglia. Poi la sorella non paga di questa raccomandazione, un giorno prende e fa una specie di riunione di famiglia. Chiama il padre dei suoi figli, chiama i suoi figli, chiama questo ragazzo e dice davanti al marito di lei, attualmente ex marito: adesso ti mostro la corrispondenza che c'è tra tua moglie e questo, e Gianfranco, questo è il nome del ragazzo. E dice: questi sono i messaggi che ho copiato dal cellulare di mia sorella. Glieli fa leggere e dice: guarda, stai attento perché tra lui e lei sta nascendo un sentimento. Questo ragazzo la difende e si difende, c'era nulla tra di loro, non era nato nessun sentimento. La sorella se ne va, il ragazzo se ne va e lei rimane in casa con suo ex marito e i suoi figli. Litiga. Viene trattata come quella che ha un amante e dorme separata in casa per 2 mesi. Lei mi ha detto: io dormivo separata in casa come se avessi l'amante, quando l'amante non l'avevo, e in quei 2 mesi mi sento sola e inizio a pensare che effettivamente fosse un sentimento per quel ragazzo, lo provavo.
tant'è che dopo due mesi, un giorno dice una bugia all'ex marito, decide di andare a casa di questo ragazzo, prende e se ne va dicendo che sta via qualche giorno per una gita insieme ad altri, e invece va a casa di questo ragazzo. A casa di questo ragazzo capisce che effettivamente un sentimento c'era, che lei amava lui e che lui amava lei. Torna a casa e decide di dire la verità all'ex marito. Gli dice la verità. L'ex marito sembra civile in quel momento. Gli dice: parliamone insieme ai figli. Tant'è che vanno a casa e vanno a parlare coi figli. Il piccolo Andrea si mette a piangere. Damiano, che arriva dopo e gli viene detto da lei: non amo più papà, mi sono innamorata di un altro uomo, va in camera sua e si mette al computer. Lei va là per abbracciarlo, Damiano la scansa. Lei esce da quella casa pensando di rivedere i suoi figli. Gli aveva appena detto: papà mi affitterà un appartamento e andremo a vivere insieme noi tre. Invece esce da quella casa e da quel momento non le rivedrà più, perché loro si rifiuteranno da quel momento di vederla. Forse perché capiscono che quel compagno nuovo di mamma è proprio quel ragazzo di cui era stata accusata, o forse semplicemente per il fatto che stava con un altro e aveva lasciato papà. Da quel momento lei fa ogni giorno un tentativo per riavvicinare i figli. Quelli non le rispondono. Quando lei li va a vedere sulla piazza da lontano, loro la scansano, se ne vanno, e le poche volte che le parlano le dicono: cioè, abbandonato per un uomo più giovane, per di più chiacchierato in paese. Lei prova anche ad andare dalla fidanzata di uno dei due, che la capisce, e prova a organizzargli un incontro col figlio grande. Il figlio grande, appena la vede, le dice di andarsene. Lei ha voluto consegnare la posta al grande, al piccolo e alla fidanzata di entrambi i figli. Vediamo il momento della consegna. Ti assomigliano tanto. Il piccolino. Piccolino è identico. Allora, io vado a vedere se loro hanno accettato l'invito. Partiamo dal presupposto che tanto questa situazione è così da un sacco di anni, no? Dobbiamo solo provare a vedere se riusciamo a sbloccarla, no? Giusto? Ho paura. Lo so. Tanta. Lo so. Però per anni hanno detto no. Al limite è un altro no. Lo so, però... Però riesci a vederli e parlarci civilmente, cosa che ultimamente non era più possibile, no? Ce la fai. Sì. Proviamo. Sì. Io ti do una mano. Ce la devo fare. Marcello. Sì, Maria. Damiano, Michela, Andrea e Martina hanno accettato l'invito? Sì, Maria. Damiano, Michela, Andrea e Martina hanno accettato l'invito e sono qui con noi. Prego. Allora, intanto grazie di essere qua. Grazie a te. Tra poco vediamo chi vi ha mandato a chiamare. Vi lascio 10 secondi in silenzio. Dall'altra parte non c'è nessuna parola. E poi vengo vicino e mi dite se avete voglia di ascoltare. Okay. Okay. C'è qualcuno che ha agitato? Tutti. Tutti. Vabbè. Piano piano. Vabbè. Apriamo la busta. Pensavate potesse essere lei? Sì. È un po' agitata. Ha paura. Adesso prova a fare un messaggio. Speriamo che riesca a farlo. E basta. Ok? Sì. Sono partita dal presupposto che voi avevate voglia di ascoltarla. Sì, sì, sì. Perché visto che avevate immaginato potesse essere lei, se avete scelto di venire vuol dire sì. Che ascoltarla. Dai, proviamo. Andrea, mi manca della mia vita, ho pagato, sono passati 10 anni, 10 anni che non mi sento più chiamare mamma, è un
cosa più brutta che ci possa essere. 10 anni che non so più niente di voi. Ho solo ricordi. Ricordi che rimangono dentro di me. Hai portato le foto, hai portato i braccialettini di quando sono nate, giusto? Damiano, perdonatemi. Perdonatemi. Io non vi ho abbandonato mai, vi ho cercato sempre. E tu lo sai, Damiano e Andrea, sempre. Voi non mi avete dato mai l'opportunità. Damiano, non fare così. Io volevo solo un rapporto con me. Non c'entra Gianfranco, io non te lo impongo di avere un rapporto con Gianfranco, ma di madre e figli. Anche tu, Andrea. Che cosa ho fatto? Ho ucciso. Lo sai, perché ho lasciato papà. Ma non per questo. Una mamma si butta. Ce la faccio più a vivere così. Ho pagato, no? Penso abbastanza. Chiedo solo ad avere un rapporto fra madre e figli. Io, tu e Andrea. Questo chiedo. Michela, noi ci siamo conosciuti. Ti ho voluto bene dal primo giorno. Ci siamo incontrati a casa di mio fratello. Ci siamo messi d'accordo per farmi incontrare Damiano. Tu hai capito la mia sofferenza. Martina, a te non ti conosco. Mi piacerebbe conoscerti. Se mi dai l'opportunità. Se vi ho fatto chiamare. Che oggi siete qua per aiutarmi, vi prego. Con i miei figli, aiutatemi. Non ce la faccio più. Damiano, ti prego, mamma Andrea, siete la mia ragione della vita. Cosa chiedo? Una telefonata, un sentirci, incontrarci quando vado a casa della nonna. Solo questo. Vi prego, perdonate. Come stai? Vede, possiamo... Cosa ti ha detto lei? Mi ha detto che... ha lasciato vostro padre per una persona più giovane di lei, con un passato brutto e molto chiacchierata in paese. Ha detto che da quel momento né tu né Andrea avete più voluto vederla. Non è vero. Non è vero. Come non è vero? Perché non è vero, Damiano? Perché non è vero. Spiegami perché non è vero. Non mi ricordo quando è stato, ma lei mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: guarda, se per te va bene, dici io lascio Gianfranco. Cioè... E l'ho lasciato, sì, l'ho infatti, lasciato. Infatti. Tu dove eri? Andrea dov'era? Con voi. Va bene. E quando ti ho visto a te? Come quando mi hai visto? Non ti ho visto, né a te né Andrea. Ah no? Tutto il... Ah no? A te solo un'ora. Là, a te solo un'ora a casa di Jimmy, dello zio. No, D'Andrea di mai. Di più. Io sono venuto là. Tu sei venuto a casa di zio Jimmy. E tu sei scesa, ci siamo messi in macchina e abbiamo parlato. No, Damiano. Damiano, a casa di zio Jimmy. Vabbè, sì, vabbè. Là ci siamo visti, zia, l'incontro era lì. Zio è uguale, no? Il punto centrale da come parli, no? Damiano è, se lei avesse lasciato quello là, ci saremmo potuti vedere. Sì, sì. Finché lei sta con quello, no, io no. No. Quindi, insomma... Sì, ma ormai sono passati già troppi anni. Quanti? 10 anni sono passati. I figli non li cerchi dopo 10 anni. Mi ha sempre ti ho cercato, no. Damiano. Ma mi ha cercato mandato... una volta, mi ha cercato. Michela, diglielo tu, no, l'ho cercato sempre. Non sta dicendo. Non mandava messaggi, poi sempre, sempre. Vabbè, a te. No, a te, che tu mi hai bloccata. E te li mando uguale. A te, Andrea, te li mando o no? Sì.
Sì, sì. Ti ho visto quando io avevo lasciato Gianfranco a te, dillo. Ti ho visto? No. Ma quando l'avevi lasciato? Come quando? Quando io ti ho detto ci siamo visti da Jimmy, da zio Jimmy. Damiano. E io ti ho detto a te, ma io voglio vedere Andrea, tu che mi hai detto? Attualmente quando... non l'ha lasciato. No, no, lo so. Ok. Lo so. Quindi ha provato a lasciarlo e poi non l'ha lasciato. E infatti, perché ha scelto lui che ha i figli? Non fa le cose in fretta. No, vero. No, vero. Ma Damiano, perché dici che ha scelto lui? No, perché lui? È vero. Non è vero. Ha scelto lui sicuramente. Cosa? Ha scelto lui sicuramente. Infatti. Però ha scelto lui rispetto a papà. No, rispetto, no, rispetto a noi. Rispetto a noi. Perché? Perché chi ci può stare che a papà lo lascia per un altro? Mm. Però noi figli. Ma... Damiano, cioè, va bene. Quando lei se ne va di casa, no? Okay. E va da quello, sì, giusto? Lei poi pensa di vivere con lui e di non vedere più voi, secondo te? No, io non dico questo. Ok. Però siccome sa che io non lo voglio vedere, perché proprio... Ma io non vabbè, voglio, perché ti sei sentito tradito, perché lo conoscevi anche tu. Anche, ma poi nel paese... È chiacchierato, non ha avuto una vita bella, eccetera, eccetera. Mamma non se ne va con un lord, diciamo così. Giusto? Ok. Questo è però affare di quello lì, giusto? Io capisco che non ti faccia piacere, no? Completamente. Però dimmi una cosa, se mamma se ne fosse andata col vicino di casa che non aveva quel passato, tu col carattere che hai avresti accettato? Ma possibilmente un altro sì, ma no, perché lui ha quel passato. Lui proprio in paese ha messo voci che non sono vere nella mia famiglia, ma di me, di mio fratello. Lui o le ha messe lei? No, l'ha messe lui e lei gliel'ha permesso. Sì. Damiano, 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 dimmi una cosa. Ma tu ascolti le chiacchiere delle persone? No, no, io lo so che è la verità, non è le tu sai la verità perché te lo raccontano le persone? No. Tu credi alle persone? No, no, l'ho sentito io. Damiano. No, perché la voce girano le voci. Ma dimmi, mamma era vicino a lui? No. Ok, quindi quello un giorno è uscito e ha detto delle stupidaggini. Poi non lo so se c'era anche lei. Io non... Però se Damiano, l'avessi mi saputo fai così, ma tu detto. Mi conosci chi sono io. Però quella volta lì, quando questo parla, mamma non c'è. No. Quindi in realtà... Il motivo per cui tu non le parli non sono solo le voci, sono il fatto che mamma se n'è andata e si è messa con questo qua. Sì. È il centro, giusto? Il motivo principale. Ok. Mamma mi ha detto che per 23 anni è stata una brava mamma. Lo è stata? Per 19, io ne ho 29. Beh, vabbè, il matrimonio mi ha detto che è durato 23 anni. Ah, il matrimonio. Ah. È stata una buona mamma? Sì, sì. È la stessa donna, secondo te, o tutto un tratto dopo 19 anni, che era una brava mamma, è cambiata? Non gli interessate più voi? No, secondo me no. Gli interessate ancora? Sì. No? Sì. Secondo me sì. Quindi, quando decidi insieme a tuo fratello di non aver più a che fare con lei, non è perché non è una brava madre? No, no. Cioè, riconosci che è una brava madre? Sì, sì. Sì. Però ha sbagliato perché ha lasciato voi. Sì. Se lei vivesse da sola, sì, voi la frequentereste? Ma io ho la mia vita, no, ho mio padre, ho lei. Ho ma mio... io ti ho messo al mondo. Papà, se hai fatto una vita? No. È seccato col fatto che... No, a me gli è passato tutto. Se tu facessi pace con mamma, ti sembrerebbe di fare un torto a papà? No, no. Secondo te? Secondo me un po' sì. Cioè, pure per me. Ma lui mai niente mi ha detto su ma questo. Non c'è bisogno che papà te lo dica. No, eh? Ma infatti. Può darsi che però tu te lo magari senta, magari pensi no? A lui. Non è Damiano. Potrebbe rimanere male. Deve essere papà che te lo dice. No. A volte uno si sente un senso di colpa, un senso di riconoscenza, di rispetto, che non è che te lo fanno bene gli altri, ce l'hai di tuo. Certo. No? Però mi sembra strano che dopo 19 anni in cui vuoi bene a tua madre... Non ne vuoi più. Ora, adesso o no? Non ne vuoi più, basta. Ti ha fatto soffrire. E lei non ha sofferto. Lei? No, penso di sì. Se ha fatto questa scelta non lo so veramente. Però... Andrea, come puoi pensarlo? No. Io penso proprio così, cioè... Ma lei quando se ne va da quella casa... Perché lo sapeva comunque. Andrea, quando se ne va da quella casa, secondo te, è convinta che non ti rivedrà più? No, lei è convinta che ci vedrà. Però tipo, secondo me, prima di fare una scelta del genere, uno ci deve pensare bene.
se no poi ne devi pagare le conseguenze. Così. Quindi adesso tu, quando ti sposerai con Martina, se non dovesse amarla più, non la lasci? No, la lascio, ovvio. Come mai? Perché appunto non l'amo più, però, cioè, secondo me... Non... Beh, ma se hai dei figli non la lui puoi è, più lei, lasciare. Sì, ma lei ha detto che non l'ho mai amato, quindi non doveva farli i figli. Se no... Sicuramente, però succede che è di un'altra generazione, succede che tuo padre la corteggia bene, succede lo che so rimane bene. Incinta di Damiano, succede che poi si sposa e succede che rimane incinta di te. Succede anche che tuo padre è una brava persona, perché lei mi ha detto che è una brava persona, sì. Che è un gran lavoratore, che è un bravo marito. E quindi forse pensi di andare avanti perché lui è una brava persona, un bravo marito, un bravo padre. E pensi che questa sia la tua vita. E non pensi di incontrare un altro e di innamorarti. Pensi che quello che hai dei figli, dai figli è sufficiente. E stai in quella casa perché c'è Andrea che si sveglia al mattino qui a fare la colazione e Damiano qui piace non so che cosa. E quindi gli fai da mangiare e aspetti che loro tornino la sera. E passi la vita così, nella convinzione che questa sia la tua vita. In fin dei conti è l'amore dei tuoi figli. Poi questi figli crescono. Pian piano uno si fidanza, inizia a uscire di più la sera, l'altro anche lui cresce, incontra una ragazza, inizia ad andare alle feste. Tu ti ritrovi a casa con tuo marito, che però lavora spesso fuori casa, sta via 15 giorni, e ti ritrovi sola. Passa un ragazzo, che inizia a guardarti in modo diverso e tu ti senti per la prima volta una donna che non pensavi più di essere perché eri solo una mamma, perché non ti sentivi importante per nessuno. E non è colpa di papà, per l'amor di Dio, ma non è manco colpa sua, non è colpa di nessuno quando finisce un sentimento. Io non penso che una donna sposata da 23 anni possa essere felice di lasciare comunque una casa in cui ha vissuto con i propri figli. Penso che sia un fallimento anche quello, anche se quello che ce l'ha ti piace, perché sai che stai andando via da loro, sai che non li vede al mattino svegliarsi e addormentarsi la sera, sai che non senti più quel campanello, sai che non senti più le loro proteste, sai che non gli rifai il letto, sai che non ti occupi dei loro vestiti, sai un sacco di cose e poi ti vengono a mancare e dici, porca miseria, ma io non sono quella madre che non gliene fregato niente dei figli, mi sono solo innamorata. Perché Damiano non capisce? Si è innamorato anche lui. Perché deve pensare che ho tradito lui? Non l'ho tradito lui, è papà. Il papà non ha fatto niente per meritarselo ed è la prima a dirlo. Ma non sentiva più niente. E può essere che anche per questo Gianfranco a un certo punto non sentirà. O che questo Gianfranco si è innamorato un'altra. Però Gianfranco c'è, va e viene. Voi due siete i figli suoi. E non vi può dimenticare. Tu sei gnocco, eh? Ah? Sei gnocco. Tanto, boh. Ti è mancata? Sì. Lo dico la verità, sì. No, ma ci credo, eh. Ci mancherebbe. Tanto. Sì. Mi ha fatto soffrire. Ci hai pianto? Diciamo. Di nascosto. Damiano. Ti prego, lei, perché lui non piange mai, quindi... Eh no, davanti a te no, perché... Però ci credo, perché so che tu eri proprio legato. Sei stato il primo. Sei stato il motivo per cui sei sposata, no? Sì. Non lo so, questo lei lo deve sapere. Sì, sì. So che entrambi gli avete dato tante soddisfazioni per come siete cresciuti, per come siete diventati. Sì. In parte per come siete cresciuti e siete diventati è anche merito un po' suo, no? Sì. Aiutami.
Quando arriva coi braccialettini del... Non ti fa impressione? Non ti fa una piega? No. Perché non li hai visti, Damiano? Lei arriva con questi due braccialettini e queste fotografie. Questi sono i braccialettini che avete indossato quando siete nati. Sai che nelle cliniche le danno questi. E questo deve essere di Andrea. E queste sono le uniche foto che ha di voi. Non ci credo che non ti fa una piega vederla. Cioè, tu per me puoi chiudere la busta. Per orgoglio, perché comunque è colpevole che anche ti ha fatto soffrire. Prima del fatto che anche lei è stata punita, eh? Perché quando vai in piazza... Ma non lo metti in dubbio. E provi, lei prova a avvicinarsi, tu scappi. Beh, questo sì. Quando Michela ti crea un appuntamento, non sei molto contento, no? Ma Michela, cioè, quell'appuntamento mi hai creato? No, vabbè, quando siamo andati da tuo zio. Ah, sei stato tu? No, no, sono stata io. Perché è mamma che chiama Michela. Sì, gliel'ho detto io a Michela. E prega Michela di aiutarla. Sì. Penso che Michela pensi che ti faccia bene a te far pace con tua madre. Non, solo, non pensa a tua madre quando pensa che tu debba far pace. Pensa a te. Giusto. Perché pensa che se anche non ne parli, qualcosa dentro rimane. Quindi dice, se fa pace con mamma, sono sicuro che migliora la sua vita. Non lo so. Peggiora? No, peggiora no. Non, però... sa, fare, non sa cucinare? No, no, sa cucinare. Cosa sa cucinare? Tutto. Ma bene o male? Bene, 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 bene. Che altro sapeva fare? Un po' di tutto. Quella donna di cui ci siamo dimenticati e che adesso non ci interessa più. Quindi, qualsiasi cosa che succeda, noi che ci frega. No, mi può dispiacere, però come rapporto per ora non... Damiano, ti prego. Damiano, ti prego, basta. Poi possibilmente più avanti. Basta, Damiano, basta, non ce la faccio più. Una possibilità. No. 10 anni sono lunghi, Damiano, basta. Per ora quando? Già 10 anni sono passati. Basta. Come mai Michela dice così? Non lo so. Perché Michela è una bella mamma. Bene. È bella mamma. Un'altra possibilità si può dare. Vedi come sta. Punita fino alla fine, deve soffrire, deve piangere. No, io non dico che deve soffrire, io anzi voglio che si fa una vita per condurre. No, non se la no, può no, fare, io Damiano. Soffro, tu lo sai, Damiano, lo sai, lo sai. Beh, te lo sta dimostrando, no? Sono passati 10 anni ed è ancora qua che ti cerca e che lo cerca. Quindi una vita senza di voi non la vuole. Se mamma dovesse arrivare al limite, no? Arriverà a lasciare questo e a ripresentarsi nella vostra vita. A quel punto, Damiano, quale sarà la soddisfazione? No, ma io infatti non ne ho soddisfazione che lo lascio. Ormai quel che è fatto. Ma quando tu e tuo fratello non le parlate più perché sta con questo, l'unica cosa che può far lei è decidere di lasciarlo. E arriverà a farlo. Ma a quel punto, tu che ti sarai sposato, che avrai dei figli, no? Andrai tutti i sabati e la domenica a casa di mamma, la sera lascerai a casa Michela, ti occuperai di mamma, o starai con Michela e i tuoi figli? Che farai? Sarò con Michela. E di lei? Farà da mangiare, apparecchierà la tavola per nessuno. Vabbè, è una bella soddisfazione. Non lo so. Dammi. Però ormai è troppo tardi per farlo. Deve fare prima. Ma che cosa deve fare, Andrea? Di lasciarlo. Ma non lo lascia? Ma perché non deve Andrea. Lasciarlo? Ma non dico nel senso che Martina, anche se lo fa ora ormai è tardi. Cosa cambia se lo dovessi lasciare? Appunto.
Se si dovessero lasciare, si sì, lasceranno, ma non per voi due. Ma perché si devono lasciare per voi due? Tu devi pensare a mamma mica vuole che voi abbiate un rapporto con quello. Che è seduto vicino a mamma? No. Io ho lasciato a papà, no, a te, a Damiano. Io sempre vi ho cercato. Quanti messaggi ha mandato Michela in questi Santi. Anni? A te? A me, ma anche a te. A te, ad Andrea, chiamate anche. Damiano, tu mi hai bloccata. Vero. L'ho bloccata su WhatsApp. E anche su Messenger. Non è vero. Non me li leggi i messaggi. Non li leggo perché? Che non li apro. Ah. Ma te li mando su Messenger. Andrea, a te te li mando i messaggi. Sì. Te li mando tutti i giorni. Tutti i giorni no. Come no? Te li mando. Ma le mando sempre messaggi su WhatsApp. Ma non tutti i giorni. Tu lo sai, Martina? Adesso. Tu lo sai, Martina? Ecco. Quindi tu lo dici a Martina? Sì. Che gli dici? Guardo anche il telefono. Ce l'ho. Glieli mando o non glieli mando? Brava, Martina. Brava. Tu quando vedi il messaggio di mamma dici, vabbè, quella là. Sì. Questo lo dice lui. Cosa dice? Non è vero. Damiano. Che dici? Neanche lo vuoi aprire? Non lo so. Ah bene, non lo voglio aprire. Damiano, per favore, mamma, ti prego. Ti prego, mamma. Quindi adesso voi chiudete la busta, uscite. Le fidanzate invece rimangono. Beh sì, hanno voglia di rimanere. Sì, è tutto normale. È venuta fino a qua. Damiano, ti prego. La possibilità. Ma non ci possiamo sentire. La possibilità gliel'ho data. Damiano, che ci deve andare a cena fuori. Ma appunto, per telefono. Certo, chiede una cena e qualche telefonata. Ma io notte già ci ho provato a riallacciare i rapporti. Quando pensavi che l'avesse lasciato? E poi mi ha preso di nuovo in giro. E non ti ho preso in giro, Damiano. Allora, lei dice Damiano, di non averti preso in giro. Ma se anche lei non fosse riuscita a lasciarlo, che ti cambia? Ma non è il fatto di lasciarlo. No? È il gesto. Fatto di lasciare il gesto. Qual è il gesto? Che mi ha preso di nuovo in giro. Ma non è vero. A parte Damiano. Che mi ha detto sì, ok, lo lascio. E l'ho lasciato. Ci siamo visti, ho detto ok, riallacciamo i rapporti. Dopo una settimana si è tornato di nuovo da lui. Non è vero, Damiano, ma che dici? Bene, sì, okay. Dopo un mese, perché non vedevo né Andrea né a te. È inutile. Damiano, tu pensi male. No, sì, penso male. Un mese però sono rimasto. È una cosa. E non aveva senso. Che non c'entra molto con quello che. Perché sono passati tanti anni, no? E infatti ho detto metto croce e basta. Basta, croce. No, non c'hai gli occhi da uno che dice croce, però. No? No. Adesso tu esci, vai a mangiare con la fidanzata, con tuo fratello e la fidanzata. Lei va a piangere un po', basta. Ma io non voglio che piangi. No, sì, invece. Sì, sì, che invece. Dobbiamo fare? Vuoi che sto male, Damiano? Non vuoi che pianga, vuoi che stia bene con quello e che ti dimentichi. Cavolo, quante ne vuoi, Damiano? Tanto ti cercherà sempre. Possibilmente quando avrò figlio lo capirò anch'io. Damiano, però, no. Devi aspettare quando hai figli. Damiano, non si la sa fidanzata quando. Non conta mai? Cosa? Conta perché ti dice la fidanzata? No, conta, però alla fine sono sempre quello che dici. Damiano. Su queste cose, eh? Damiano. È cocciuto. Martina, che pensi? La potrebbe aprire se vuoi, però sono testa dura. Tu fossi mia, dovresti. Io sì, se fosse mia madre, sì. Tu anche, Michele? Io sì. Sono cose diverse. Ognuno la pensa come vuole. 10 anni sono passati, ormai Damiano, anch'io basta. Sto pagando. Ho pagato, Damiano, basta. Poi un giorno, quando avrai figli... Basta, Damiano. E non ci sarà mai. Cioè, non la cercherai mai? Per favore, Damiano. Fatto un gesto importante. Che vuol dire? Andrea! Dai una possibilità, non è che ti ci devi sentire subito. Piano piano, no? Sì, Damiano. Però no. Per ora no. No. Damiano. Andrea.
No? Damiano, andrebbe. Volete parlarne fuori con le fidanzate? Poi entrano le fidanzate, mi dicono. Non cambia nulla. Damiano. Damiano, ti prego. Come quello che vuole fare? Dico, vediamo cosa vuole fare Andrea. Andrea, guarda te. No, io già le devo chiare. Cioè. Andrea e Damiano, vi prego. Ma che cosa vuol dire? Vi prego. Abite sta voi. Aprite, per favore. Per ora vi sentite solo per tre. No? Chiudo. Per me sì. No, Damiano, no. Damiano, per favore. Ti prego, Damiano. Diamo la busta. No, Damiano, no. Sicuro? Sì, sì. No, Damiano, non me lo dà, adesso dispiace di andare un po' d'acqua. Si sente male, dai. Damiano, è meglio che uscite, visto che non sta bene. Usciamo? Sì. Damiano, Damiano, vi prego. Damiano, no, Damiano. Andrea, vi prego. Damiano, Andrea, no. Oh, no. No. Aspetta. No, Maria, no, Maria, no. No, Maria, no. Andrea parlava per partito preso, cioè ripeteva in modo più grande no. Io non penso che Damiano non si faccia sentire. Io penso che Damiano sia stato importante. Quando ha detto per ora no, non penso che dica parole a sproposito, non mi sembra. Mi sembra uno di parola. È orgoglioso, Maria. È orgoglioso, comunque. Ha una ragazza vicino molto carina. Anche Martina è carina. Però se andavo avanti non ce la facevo perché lui si intestardiva. Però io penso che sia servito. Non penso che non sia servito. Perché è partito con un no, e poi è arrivato un per ora no. Quando devo aspettare? Non lo so. Sicuramente non devi cambiare in questo momento la tua vita per questo motivo. Devi continuare a vivere la tua vita. Mandagli messaggi perché lui ha detto che in realtà non li apre, ma vede se tu scrivi. L'hai capito? Che sta a guardare se scrivi. Tu gli scrivi su Messenger, scrivigli anche su Instagram. Pure lo faccio. Ecco, scrivi dovunque, così almeno hanno soddisfazione. Non mollare tanto troppo, prima o poi arriva. Uno dei due si è tenuto il braccialettino. Chi? Damiano. Maria. No. Buone foto. Dico grazie. Grazie a te. Ciao.